Ciao ragazze e ciao ragazzi, questo video è in collaborazione con Filomena, Holly Megan 17, che saluto, ciao cara, un bacione. Se ancora non conoscete questa carinissima ragazza, vi invito a cliccare qua sotto nell'info box, troverete il link al suo video, così potete cliccare e andare a vedere anche il suo outfit. Il nostro outfit è ispirato ad una youtuber americana, Camila Coelho, la bellissima Camila Coelho, che ho conosciuto grazie alla mia amica Aleandra, che saluto, ciao Ale, perché la mia amica Leandra ha origini colombiane, quindi segue anche canali spagnoli, portoghesi, insomma non si limita ai canali italiani. E visto che Camila Coelho ha un canale grandissimo portoghese, me l'ha fatta conoscere, poi ho scoperto con moltissimo piacere che ha pure un canale inglese che riesco a seguire un pochino meglio. Semmai qua sotto nell'info box vi lascio anche il link al canale inglese di Camila e mi sono ispirata a lei perché è una ragazza che mi piace tantissimo, sia come fisico, perché è una ragazza bellissima, sia come gusti, ha dei gusti bellissimi che adoro. Quindi mi sono ispirata a lei con questo outfit che vi mostro subito. Sopra ho deciso di indossare questa camicia di quelle che usano tantissimo ora, che trovate e straritrovate nei negozi. Questa è di Zara e dà le manichine lunghe, che però possono essere arrotolate a tre quarti ed è leggera leggera, molto molto primaverile. È fatta così, vedete, più lunga davanti e dietro e sul fianco viene leggermente più cortina. Sopra ho deciso di indossare questo blazer, sempre di Zara, nero, con questa particolarità. Ha le spalline imbottite ed è carinissimo perché, come potete vedere, è lungo e dietro ha questo spacchettino che mi piace tantissimo. Secondo me lo rende molto femminile. Ha le maniche lunghe che però preferisco tenere arricciate a tre quarti. Sotto ho deciso di indossare dei leggings perché lei ha dei bellissimi leggings damascati con questa fantasia sul vedo non vedo, però io non sono riuscita a trovarli, quindi ho preso questi qua di OVS semplicissimi con questi dettagli molto sobri, queste cuciture un pochino particolari sul ginocchio, sul verticale della coscia, insomma semplici ma leggermente particolari. E sotto ho trovato gli stivali, quelli che mostrava lei in un video haul. Questi qua sono di Zara e sono felicissima di averli presi perché li ho presi super scontati, costavano 149 euro e l'ho pagati 29,90 ed è il modello ispirato a Givenchy. Vedete, sono un pochino particolari, ve li mostro meglio perché magari non rendono. Allora, vedete, la parte frontale verso il ginocchio è alta, mentre quella dietro ha come uno scalino ed è più bassa. Il tacco, come potete vedere, è una zeppettina in velluto, mentre la punta è una punta molto molto accentuata. E niente, sono neri, semplici e belli comodi perché con la zeppa appunto sono molto molto comodi. Come accessori ho deciso di indossare la mia solita catenina di Tiffany, questa col cuoricino e la chiavina. Al polso i miei soliti tre bracciali, i due di Tiffany, questo di Thomas Sabot che ha una new entry, ovvero questo ciondolino a forma di cuore, il chicco della felicità che trovate da Stroili Oro e da Chicco, ed è un'iniziativa benefica per aiutare i bambini senza casa, senza famiglia. Sul sito www.ilistyle.com comunque ho scritto un articolino a riguardo perché è sempre utile aiutare i bambini in difficoltà, quindi se volete andate a vedere il mio sito. E ultima new entry, questo braccialino della Ops sull'argentato, con questa catenina sull'argentato e questo cuore, a differenza dell'edizione estiva, questo è rigido, in plastica rigida e non in silicone. Come orecchini ho deciso di indossare dei semplicissimi tappabuchi sul quadrato, un pochino più grandi nel normale, mentre come make-up ho deciso di ispirarmi per tutto al make-up di Camila, ovvero ho scaldato un pochino l'incarnato con una tonalità più calda di terra. Ho steso sulle labbra questo rossetto fucsia che anche lei mette molto molto spesso e io adoro. Questo è il numero 20 di Kate Moss e sotto ho messo la matita di Kiko, la numero 709, che stra adoro. Se avete visto i miei vecchi video top e flop l'avrete già vista sicuramente. Mentre ho definito
come insegna lei le sopracciglia, perché fa dei tutorial veramente bellissimi, ne ha fatto uno sulle sopracciglia bellissimo, quindi le ho illuminate sia sotto che sopra, leggermente sopra, mentre sugli occhi ho messo questi ombretti dalla Naked, la Naked 1, su questi color marroncino, rosa shimmer, leggeri leggeri, perché appunto ho preferito mettere le labbra in risalto. Poi ho applicato le ciglia finte, perché lei ha delle ciglia spettacolari, spesso e volentieri applica le ciglia finte, mentre sulle unghie, non fateci caso, ho la mia manicure London Style, che se volete vedere il video cliccate qua sopra sull'unghietta a bandierina e vi si aprirà il tutorial di questa nail art. Non c'entra molto con il make-up e l'outfit ispirato a Camilla, perché con questo outfit sarebbe stato bene uno smalto rosino baby. Lei ha uno smalto rosa baby con degli svaroschini in un video ed è formidabile. Comunque non potevo smontarmi la ricostruzione oggi, visto che nel weekend vorremmo mettere questo video. E niente ragazzi, questa era la mia proposta, spero vi sia piaciuta. Io ringrazio ancora Filomena. Ciao cara, un bacione, noi ci vediamo al prossimo video e un bacione, ciao!